Grazie Presidente, ne userò molti di meno. È molto interessante sentire le altre forze politiche che ci indicano che cosa sarebbe utile fare con Pharmacup, che cosa sarebbe bello fare con Pharmacup, di non preoccuparci del passato ma di guardare al futuro. Io invece ritengo che sia forse superflua la loro preoccupazione della due diligence che stiamo facendo fare. Se loro stanno così tranquilli e hanno detto che è tutto a posto, non vedo quale sia la loro preoccupazione se abbiamo predisposto questa cosa come amministrazione. Ma soprattutto, volevo dire, è facile far chiudere i bilanci in positivo quando poi magari non si rispettano gli accordi sindacali con i lavoratori e poi venire a chiedere oggi, ah, noi siamo molto preoccupati del futuro e siamo molto preoccupati dei lavoratori. Beh, da quando c'è questa amministrazione, da quando abbiamo diciamo, messo il commissario, cambiato il commissario straordinario, si sono verificate come sono appurate, sono state appurate nella commissione bilancio che recentemente si è svolta sul tema, tutta una serie di cose e di scadenze anche nei confronti dei lavoratori che prima non erano state prese in considerazione. Allora, va bene che secondo noi la mission principale di Pharmacup, essendo farmacie comunali, non deve essere il profitto deve essere un mezzo per sostenere l'azienda e per consentire di effettuare tutta l'importante parte sociale che noi riteniamo sia fondamentale nello scopo di queste farmacie. Però è ovvio che se non si considerano determinate voci di spesa, poi si fa molto presto a dire siamo stati tanto bravi. Allora noi siamo molto contenti di sentire che gli altri dicono queste cose. Dalle nostre commissioni emergono delle cose e le cose che emergono possono piacere o non piacere, però purtroppo sono la realtà dei fatti. Quindi volevo ringraziare per aver chiesto questo consiglio straordinario alle forze che lo hanno chiesto, perché così ci è possibile anche fare un confronto tra forze diverse in un momento che sia differente dalla Commissione. Ma soprattutto volevo ribadire quello che sin dall'inizio, attraverso le commissioni, ma anche attraverso l'altro consiglio straordinario che si è effettuato sulla stessa tematica, noi come parte politica abbiamo sempre ribadito, e cioè a noi quella delibera di Epoca Marino in cui è immessa insieme alle altre partecipate per la dismissione anche Pharmacup non piace e non ci è mai piaciuta. Non ci è piaciuta in campagna elettorale, non ci è piaciuta prima, non ci piace neanche adesso. E la cosa difficile è cercare di trovare delle soluzioni. Ma io sono molto fiduciosa perché so benissimo che abbiamo una giunta che è in grado di trovare le soluzioni e che abbiamo delle persone nell'azienda che possono trovare le soluzioni. Ed abbiamo un grande capitale umano di lavoratori che porta avanti queste farmacie. Ed è un capitale umano che noi non dobbiamo disperdere. Per cui la riflessione è molto semplice, per noi la parte sociale è fondamentale, la parte commerciale serve unicamente per mantenere questa parte sociale che è fondamentale. È vero, è importante dare un contributo da Roma Capitale, ma nel passato questo contributo è stato, diciamo, non un contributo, è stata una parte determinante. E invece se lo scopo è sociale, non deve essere così. Grazie.